La famiglia, piccola chiesa missionaria, rappresenta il luogo nativo e lo strumento più efficace di umanizzazione e di personalizzazione della società. E quanto si legge nell'esortazione apostolica di Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, pubblicata il 22 novembre 1981. L'attenzione di Carol Wojtyła a questa vitale cellula della società è stata recentemente al centro di un convegno internazionale presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia. Tra i relatori anche alcuni vescovi ed ex alunni del pontefice venuto da lontano che hanno potuto sperimentare la fecondità della sua visione e della sua proposta. Con noi Stanislav Grigel. Ciò che forse è il più fondamentale che mi rimase è desiderio della verità, l'amore della verità e obbligo anche, questo senso dell'obbligo, di sacrificare tutto per la verità, perfino se stesso, cioè saper morire per la verità, nella speranza di poter risorgere in questa verità. Questo era il più grande, forse, dono che ho ricevuto da lui. In vista della canonizzazione del prossimo 27 aprile e della celebrazione di due assemblee generali del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia, l'Istituto ha voluto mettere a fuoco la convenienza umana della proposta cristiana sul matrimonio e la famiglia come elemento essenziale della nuova evangelizzazione. Enrique Arada, già direttore dell'Ufficio per la Famiglia della Diocesi di Córdoba in Spagna. La Chiesa deve tenere ben presente che è formata dalla famiglia. Nel contempo anche la famiglia è Chiesa, tutti costituiamo la Chiesa. Non possiamo cadere nella tentazione di separare queste cose, mettere la Chiesa da una parte e dall'altra il Vaticano e altrove ancora il Magistero. Proclamate insieme il valore della famiglia e quello della vita. Senza questi valori non c'è futuro degno dell'uomo. La difficoltà della famiglia sono muchas perché è stata attaccata per vari fronti. Le difficoltà della famiglia sono molte perché viene attaccata su vari fronti. Forse quella principale è che questa cultura dominante distorce il concetto stesso della famiglia, destruttura la famiglia così come è concepita. Bisogna invece fare in modo che questo amore tra uomo e donna, che è più grande dei due coniugi, si apra verso il resto del nucleo che circonda la famiglia, perché divenga realmente una chiesa domestica o si trasformi nella culla della chiesa, così come la definiva Giovanni Paolo II. Quindi è molto importante che la famiglia si formi profondamente e sia consapevole di quelle che sono le motivazioni di qualunque persona umana, e molto di più della coppia, per sviluppare la speranza nel futuro, per poter crescere nella pienezza dell'amore. In plenitudine, hacia el amor, che in definitiva è Dio.